Poggiamo un attimo sul tavolino. Ok, beh, sì, io sono contento, sono stati bravi, lo aspettavo, non era per niente semplice. Fra l'altro la farsa comica è complessa per tempi, ritmi, per cui insomma sono stati davvero bravi. Fra l'altro pensate che un tipo di teatro come questo storicamente è fatto dalla verba, dall'istinto dei grandi comici. Comici si nasce, non esistono scuole di comicità. Riuscire a tenere i tempi, i ritmi appunto di un tipo di comicità come questa, che è surrogata dalla natura sostanzialmente, è un valore aggiunto per loro. Quindi io gli dedicherei un altro applauso, sono soddisfatto del lavoro che è stato fatto, tantissimo. Tra l'altro, per chi mi conosce, chi mi segue nei corsi fatti da quando, ormai lontanissimo, 2008 sono tornato a Ischia, dove comunque ero già nato, perché sono nato, diceva Benigni una volta. In realtà questa è la prima volta che tratto la farsa, perché la ritengo difficilissima, viene spesso trattata amatorialmente con sufficienza, invece uno è un tipo di teatro fra i più difficili, forse il più difficile da fare, ancor più del dramma. Far piangere è semplice, far ridere è molto più complesso, perché tutti quanti piangiamo per le stesse cose ma ridiamo per motivi diversi, per cui la farsa mi spaventava tantissimo e mi sono dovuto convincere dentro di me, insomma, tanto, prima di fare uno spettacolo di questo tipo. E poi, quando mi sono convinto, c'era il problema della scena, perché Miseria e Nobiltà è fatto di due, insomma, di tre atti, ma di due scene, di due ambienti. E allora chiamo sul palco, un attimo, faremo presto, per l'una finiamo, Raffaele De Maio, ve lo voglio far conoscere, perché gli ho dato un'idea che era quella di creare queste scene girevoli, cioè semplice da vedere ma da fare. Il Raffaele è stato a febbraio, e pensate che la grandezza di Raffaele è quella di essere capace di creare, ciao, dal nulla delle scene. Io voglio svelare una cosa questa sera, il pubblico di Laccamino, chi mi conosce, sono molto umile, a me piace non come dire, presentare cose straordinarie ma fare della normalità lo straordinario. Allora voglio dire proprio questo, la grandezza di Raffaele è fare della normalità lo straordinario. E allora cosa vi voglio dire, con queste scene che vedete dietro di noi, con queste quattro quinte in particolare, con le stesse quinte abbiamo realizzato, grazie al genio di Raffaele De Maio, uno spettacolo sulla Shoah l'anno scorso, uno spettacolo su Amleto, che si chiamava Quasi Amleto, luglio scorso. Sono state le quinte di un confessionale che domani sera vedrete al cinema, di un film che sta andando benissimo, in modo straordinario, che prima del giorno dopo, e vi invito domani sera al Excelsior, una produzione ischitana al 100%, e sono state oggi scena di Miseria e Povertà. It's incredible, ma è così, alla faccia delle produzioni straordinarie che richiedono migliaia e migliaia di euro. Raffaele De Maio dice tre parole. Raffaele. No, io ringrazio Eugenio, Edoardo, con quale, diciamo, sto collaborando da alcuni anni, perché ci siamo conosciuti sul Torrione, io appartengo all'associazione Radici e abbiamo fatto amicizia e ci siamo incontrati. La mia passione è la pittura e quindi facilmente poi ci vengo preso anche dalla scenografia. Che cosa dire? La cosa più importante è che abbiamo riciclato, possiamo dire, in termini ambientali, per quattro volte lo stesso materiale, e quindi siamo completamente in tema ecologico. Grazie. Un momento speciale per aver realizzato le scenografie dello spettacolo teatrale Miseria e Povertà, confermandosi un artista ispirato, instancabile e capace come Remmida di rendere oro qualsiasi materiale.